nuovo Ask the Light. Cominciamo subito, come al solito, prendo le domande dall'ultimo Ask the Light. Allora, la prima che leggo è una domanda di che ti passa per la te che ti passa per la testa? Che mi chiede come ci siamo conosciute io e Clio. Credo di averlo detto, comunque lo ripeto velocemente. Conosco Clio dal 2009. Avevo iniziato da pochissimo, da 2 mesi, forse anche meno, e ricordo un giorno di aver trovato un messaggio da parte di Clio che mi diceva: "Vivi anche tu in America, anche tu make-up artist, perché non collaboriamo?" E appunto abbiamo fatto una collaborazione molto carina, e poi ricordo lei venne a trovarmi in California, ero in California, venne a trovarmi dopo qualche mese per la prima volta. E poi mi sembra che in California è venuta 2 volte, qui in Virginia è venuta 1 volta, poi sono andata 2 volte o 3. Comunque, adesso sì, dovremmo allargare la stanza degli ospiti per ospitare, insomma, la famiglia che cresce. Fereia mi chiede: qual è il mio nude preferito? Il mio nude preferito? Allora, per tanto tempo ho usato e continuo a apprezzare Blankety di MAC. Non le ho uno in particolar modo, ne ho diversi. C'è un gloss coprente di Tarte che mi piace moltissimo, metto il nome qui sotto. E quindi sì, di solito comunque preferisco i nude satinati o cremosi, sicuramente, insomma, non mi piacciono molto quelli i rossetti liquidi opachi. Non mi fanno impazzire, proprio perché ovviamente poi devo ricorrere, no, al balsamo per labbra, ma in generale preferisco avere un rossetto cremoso sulle labbra, avere un finish più satinato rispetto ad uno totalmente opaco. Alessandra ci mi chiede: per una pelle mista, quale tipo di fondotinta potresti consigliare in questa stagione? Parlando proprio di brand. Ho bisogno di un fondo coprente, ma allo stesso tempo leggero e che lasci la pelle opaca tutto il giorno. Grazie mille anticipo. Mentre leggevo stavo pensando, no? Stavo pensando le diverse opzioni. Ce n'era uno di Pupa, devo essere sincera, credo che sia ancora disponibile. Il Made to Last, credo che si chiamasse, dovrebbe esserci ancora. E lo trovavo una buona combinazione per ciò che riguarda sia il prezzo, la reperibilità, il fatto appunto che fosse un fondotinta a lunga durata, dedicato soprattutto alle pelli miste o grasse, quindi o il free, appunto con una buona tenuta. Ecco, come al solito, arrivano adesso a tagliare il prato. Aspettavano, no, più tardi no, ora. Erika, aspettate, Erika mi chiede: ciao Giulia, volevo chiederti se secondo te fare una scuola di make-up, ora come ora, conviene, tra virgolette, oppure no? Dato che ultimamente nuovi make-up artist spuntano fuori come funghi. Ho 20 anni e finalmente ho capito cosa voglio fare realmente nella vita. Oh. Che bella questa esternazione, no? Questa dichiarazione bella. Allora, Erika, proprio l'altro giorno ho risposto su Instagram a una ragazza che mi chiedeva più o meno la stessa cosa. Allora, io trovo che la scuola, soprattutto una scuola importante con una buona reputazione, che di solito, insomma, ce ne sono in diverse presenti nelle grandi città, sia un'ottima cosa, soprattutto per chi
magari vuole delle basi solide, assolutamente. Però io trovo che prima di tutto ci sia nel make-up la passione, il talento, cose che sicuramente non si imparano a scuola. Quindi, secondo me, la scuola è un plus ed è, insomma, credo che possa servire anche avere quella carta in più. Però credo che di base principalmente quello che conta è sicuramente il talento, la passione e la forza, appunto, il desiderio, appunto, di riuscire a fare di una passione un lavoro che, insomma, non è sempre facile, ma quando si riesce a farlo, a renderlo un lavoro, credo che, insomma, sia assolutamente fantastico. Johanna mi chiede: come ti trovo su Instagram? Su Instagram mi trovi come Makeup Delight. Lo so, grande fantasia. Che vi devo dire? Ultra Serri mi chiede: ciao Giulia, sappiamo che Brian lavora in un edificio con 5 lati. Ti volevo chiedere se tu sai il lavoro che fa o se anche nei tuoi confronti vigila massima segretezza. Allora, Brian non parla del lavoro che fa e io ho imparato a non chiedere. Che poi secondo me forse se fosse stato un marito italiano alla fine me l'avrebbe detto certe cose, almeno secondo me. Invece lui è, e trovo, insomma, che sia anche giusto così, molto rigido per ciò che riguarda il suo lavoro, nel senso che se me ne può parlare me ne parla tranquillamente. Però ci sono determinate cose che io non so. E devo essere sincera, non mi interessa neanche saperla perché, no, insomma, credo che il suo lavoro, se il suo lavoro comporta anche un certo livello di segretezza, credo che, insomma, assolutamente non vado lì a provocarlo, a chiedergli cose, no, assolutamente. Credo che sia anche una questione di rispetto nei confronti del tuo compagno, del lavoro che fa. Quindi ho imparato molto presto a non chiedere. Magari ogni tanto quello che capita mi dice: sai, ho incontrato questa persona, appunto, sai che è una persona che io conosco, una persona famosa, più che famosa, importante, perché famoso per me sono famosi sono gli attori, i cantanti, importanti sono le persone comunque che hanno un potere politico, anche un potere economico, comunque. In questo caso sì, mi dice: ah sì, sai, ho incontrato questo, però no, per il resto no. Emma Creativa mi chiede: mi è venuta in mente una domanda truccosa. Sarebbe buona norma neutralizzare le labbra prima di applicare i rossetti? Oltre ad avere un colore più affine, durerebbe di più? Allora, rispondo a questa domanda truccosa. Per ciò che riguarda il neutralizzare il colore delle labbra, devo dire la verità, a me piace vedere come un colore assume una determinata tonalità a seconda del colore delle labbra, anche perché per ciò che riguarda la durata, no, perché ci sono, insomma, dei primer che fanno sicuramente un ottimo lavoro. Non è una cosa che in passato che faccio spesso, che ho fatto spesso. Forse magari è capitato qualche volta con dei colori particolarmente intensi, oppure una cosa che farei con delle labbra magari particolarmente scure,
se voglio usare un determinato colore e voglio che la resa sia, non so, più vibrante. Emma mi chiede sempre se potessi cambiare una cosa degli Stati Uniti, cosa cambieresti? Una sola cosa. Mi mantengo sul superficiale, dico magari no, il cibo, la qualità del cibo, o vado in profondità. Lì insomma ci sarebbero tante cose di cui parlare. Però magari sarà appunto un argomento in uno dei prossimi video sulla vita all'estero, lo farò. Dark Star Inside mi chiede: tra tutte le case in cui vi siete trasferiti, oltre a questa, qual è stata quella che hai preferito di più? Sia per ciò che riguarda il luogo, l'arredamento, il vicinato e via dicendo. Allora, l'arredamento alla fine lo portiamo praticamente con noi, tranne qualche cosa che magari abbiamo trovato già nelle case in cui abbiamo vissuto, però di solito l'appartamento ci segue. Allora, la casa a Monterey in California, ve la ricorderete, quella spesso facevo i video, dietro c'era una vetrata, il bosco, quello per me era un posto da sogno. Un posto da sogno perché eri letteralmente a 2 minuti dalla città, ma in cima, su una collina, circondata da tantissimo verde, con queste case stupende. E poi noi eravamo proprio sulla punta, quindi avevamo la nostra privacy, in lontananza vedevo anche l'oceano. E poi la casa mi piaceva molto perché appunto aveva queste vetrate, tantissima luce naturale. Proprio bella, proprio bella. Questa sì, è sicuramente la più grande, quella che ha tante cose, comfort e caratteristiche che insomma no, avrei sempre voluto in una casa. E sì, l'unica cosa che manco, ogni tanto qualcuno me lo dice, è la piscina. Ma la piscina, innanzitutto non credo, io vivo all'interno di una comunità, di un campo da golf, non credo che si possa fare perché ci sono delle regole, delle regole sono pignoli, voi non potete immaginare, vi dico solamente una cosa, così. Cos'è, l'anno scorso per Natale io ho lasciato la ghirlanda natalizia a gennaio, forse fino a metà gennaio, non ricordo. Comunque mi è arrivata una lettera dall'associazione con la foto della mia ghirlanda che mi diceva: se non no, togli, metti via questa ghirlanda, no, ti facciamo una multa, cose del genere. Quindi vi lascio immaginare, voi non potete immaginare le regole che hanno qui. Da una parte è ottimo perché le case appunto sono tutte perfette, non vedi, no, cose strane, barche di fronte al garage, non lo so. Però dall'altra sono abbastanza pignoli. Quindi però ho una piscina, letteralmente la piscina del mio vicinato, del mio quartiere, è letteralmente a 1 minuto da casa mia, cioè posso arrivarci anche a piedi tranquillamente, quindi sì, accanto c'è il campo da tennis, quindi questa sicuramente è quella in cui insomma vedo crescere i miei figli perché appunto è anche grande e sì. Gianna Bisci mi chiede: ciao Giulia, dove andate di solito in vacanza? In realtà ha scritto Giusy. Ma ovviamente credo che sia un errore, insomma, così di battitura. Dove andate di solito in vacanza in America? Allora, oh, qual è il grande dilemma di vivere lontano dalle famiglie? Che quando vai in vacanza vai in due posti, o nel paese della famiglia del marito o in quello della famiglia della mamma.
Questo è il problema, tra virgolette. Perché? Perché alla fine, no, mi piacerebbe e spero di riuscire a farlo, vedere altri posti, viaggiare, però non è che abbiamo tutto il tempo del mondo. Poi Brian ha un lavoro, i bimbi vanno a scuola e quando siamo liberi, dove andiamo? Andiamo o a trovare la famiglia di Brian in Ohio, oppure, che non è proprio una località turistica, oppure andiamo dalla mia famiglia in Sicilia, che è sicuramente molto più bello. Però il problema è che ci sono tanti altri posti. Adesso è vero che abbiamo e cerchiamo sempre di girare, anche grazie al lavoro di Brian, nel senso che siamo stati in California, abbiamo visto parecchie cose in California, ma anche qua abbiamo fatto dei giri interessanti e cerchiamo sempre di farli. Però, ad esempio, non so. Che vi posso dire, la vacanza veramente distesa sulla spiaggia in Messico, e lì dobbiamo veramente programmarlo perché appunto non è semplicissimo e, come al solito, il tempo è limitato. Emma Gallucci mi chiede qual è la marca di abbigliamento che uso di più. Credo che molti risponderanno. Allora, ASOS. Io adoro ASOS, lo so, cioè non so che dire, non ho mai ricevuto nulla gratis da ASOS, mai. E mi piace ASOS perché mi piace molto innanzitutto il loro sito, perché non solo puoi vedere le foto, ma puoi vedere anche la modella che fa la passerella e credo che insomma aiuta, perché le foto, ok, come funziona una foto? Una foto è un'immagine bloccata nel tempo che può essere bellissima o bruttissima. Adesso, come al solito, cerco di spiegarmi, nel senso che io posso, aspettate che fermo, io posso essere in una foto posso venire benissimo, in un'altra foto posso venire malissimo, perché dipende dall'espressione, dipende da. Ovviamente queste foto sono fatte sempre, no, al top. Quindi poi magari vedo il video e dico, insomma, non è proprio così carino. Quindi questa cosa mi piace. Poi mi piace il fatto che io ho questo abbonamento particolare che poi non costa neanche tanto, credo che in America sia tipo $20 all'anno e ti fanno la spedizione veloce, credo 2 giorni, e ovviamente puoi rispedire tutto quello che non ti piace, che non ti sta bene, gratuitamente. Entro, mi sembra, 15 giorni. In generale mi piace molto lo stile di ASOS, mi piacciono molto i vestiti, e i prezzi sono davvero ottimi e mi sono trovata davvero sempre bene. Ci sono state cose che arrivano qua, le metto e dico mamma mia quanto è brutto, e proprio lo rispedisco in un secondo, però in generale mi trovo parecchio bene. Forever 21 è un altro posto che mi piace tantissimo. Sul sito mai, non acquisto mai, devo andare per forza in negozio perché le cose le devo provare. Forever 21, io ho cose, le taglie sembra che ogni modello sia diverso, perché ho messo cose di Forever 21, ho indossato capi di Forever 21 che sono una small, lo so, sembra strano, e ho indossato cose veramente XL, quindi sembra che cambi spesso. La qualità non è incredibile, ma io ho tante cosine carine acquistate tanti anni fa che continuano a durarmi tanto, mi piacciono tantissimo, sembrano molto più costose di quello, insomma, che ho pagato. E quindi assolutamente sì, anche perché io, come ho detto in passato, mi piace, non mi piace spendere tantissimo per ciò che riguarda i vestiti, mi piace anche perché mi piace variare, quindi. Ed è tutto, quindi spero che questo video vi sia piaciuto, come al solito lasciatemi un commento con le vostre domande qui sotto e cercherò di rispondere nel prossimo video. Un bacio grandissimo, ciao!